Buongiorno, sono la dottoressa Cristina Specchia, specialista in ostetricia e ginecologia e collaboro col Fertility Center. Oggi parliamo di fertilità tra i 30 e i 40 anni di età della donna. Noi sappiamo che la riserva ovarica, cioè il numero di follicoli presenti all'interno dell'ovaio, decresce fisiologicamente con l'età e subisce un iniziale calo intorno ai 30-32 anni di età, per poi diventare più deciso e marcato a partire dai 35 anni di età. Pertanto, quando mi trovo di fronte a una coppia che ha già superato i 30 anni e ancor più i 35, devo necessariamente informare la paziente sulla possibilità che il tasso di fertilità sia ridotto e che quindi i tempi di concepimento siano fisiologicamente più dilatati nel tempo. È fondamentale fare un adeguato counseling alla coppia e sapere esattamente quando avviare un iter diagnostico appropriato per verificare se esistono delle condizioni che impediscono il normale concepimento. Sappiamo infatti che con l'età non solo diminuisce la riserva ovarica, cioè il patrimonio di cui sono dotate le ovaie, ma si altera la qualità degli ovociti ed inoltre si osserva una maggiore incidenza di alterazioni del ciclo mestruale, intesi come disturbi dell'ovulazione o alterazioni della fase luteale del ciclo. Sappiamo inoltre che all'aumentare dell'età aumentano gli ovociti dotati di un corredo cromosomico alterato, in senso di aumento o diminuzione del numero dei cromosomi, e quindi sono più frequenti le percentuali di aborti associati ad aneuploidie, cioè ad alterazioni del corredo cromosomico, così come aumenta anche l'incidenza di malformazioni fetali. Inoltre, sappiamo che con l'età aumenta anche l'incidenza di patologie della donna come patologie sistemiche, pensiamo all'ipertensione arteriosa, al diabete ed in generale le gravidanze possono essere complicate da patologia. Con l'età aumenta anche il rischio di patologie che possono compromettere il normale andamento della gravidanza e soprattutto il normale annidamento dell'embrione. Pensiamo all'incidenza di miomi uterini o di polipi, che pur endometriali, che pur essendo patologie di per sé assolutamente benigne, possono ostacolare l'annidamento dell'embrione. In generale, quindi diciamo che dopo i 35 anni di età soprattutto, può essere non solo più difficile ottenere la gravidanza, quindi un concepimento spontaneo, ma anche portarla a termine nel modo corretto, nel senso che aumenta l'incidenza di aborti spontanei, aumentano l'incidenza di malformazioni fetali, soprattutto dopo i 35 anni di età, e possono aumentare anche le complicanze nel decorso della gravidanza. Pertanto, il ginecologo ha l'obbligo di trovare un giusto equilibrio fra un atteggiamento eccessivamente interventista e un'eccessiva rassicurazione da parte della paziente e di sapere quando avviare un iter diagnostico. In ogni caso, la visita non può prescindere da un adeguato counseling. Dopo i 35 anni, inoltre, devo informare la paziente della possibilità di diagnosi prenatale in caso di insorgenza della gravidanza. È doveroso informare la coppia che l'età è un fattore importantissimo nel determinare la possibilità di successo di tecniche di procreazione medico-assistita, PMA, e anche che rimane il fattore più predittivo, più importante della riserva ovarica. Pertanto, noi possiamo dire che soprattutto dopo i 35 anni di età, laddove non si abbia un concepimento spontaneo entro 6-8 mesi di rapporti liberi intenzionalmente fecondi, è opportuno sottoporre alla coppia ad accertamenti diagnostici approfonditi.